Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova partita di Premier League dove si andrà ad affrontare il Manchester City contro l'Arsenal domenica 18 dicembre alle 17. Questa partita vedremo ovviamente, buona, non è Pierluigi Stava e Pardonava, affrontare una sfida molto equilibrata, mi sembra molto interessante, ho visto le statistiche, sono quasi pari, tranne che l'Arsenal ha 83, mentre il Manchester City ha 82 a centrocampo, mentre per tutto il resto dovrebbe essere pari. Cioè, Manchester City ha perso contro Leicester 4-2, incredibile il Leicester, complimenti, tripletta di Vardy che ha detto porca troia, diciamo. Cominciamo la partita, va? L'arbitro è Graham Scott e bella anche la grafica che adesso riconosce che è Premier League. Possiamo vedere subito Aguero che parte sul lato no, centrale, niente. Aguero tiene sempre lui la palla, non la passa nessuno. Sono le solite cose, Fernandinho che ha buttato giù praticamente contro chi? Contro il Chelsea. Se non sbaglio, intanto azione Fernandinho! Che cosa è successo? Che cazzo è successo, raga? Che azione! Mamma mia, palo, Fernandinho e Aguero, deduco, non mi ricordo più, hanno fatto un 1-2, fantastico, palo, testata, palo, e cioè qua l'Arsenal ha rischiato subito. Ho subito Fernandinho, questo Manchester City che è molto cattivo, come possiamo vedere, guardate quanto cattivo, Kevin De Bruyne, il Bruno, passaggio per Sterling, si sposta lateralmente, Sterling gioca ancora. Tanto Montreal, Aguero, gioco con Sterling lo smarca. Monreal, passaggio, riprende subito, santo casorla, Monreal, yo. Subito, partono lateralmente con Iobi, ma Sterling, guardate quanto cazzo è veloce quel coso. La busto, raga, non l'ho fermato, buono, non riuscite a fermarlo, è inutile. Aguero che gioca con De Bruyne, passaggio per Silva, David Silva prova a correre lateralmente, viene bloccato subito da Bellerin. Vediamo se Sanchez riuscirà a segnare, però adesso abbiamo visto comunque un Manchester City molto aggressivo che difficilmente è stato fermato, abbiamo visto solo in attacco Manchester City, quindi. Obi, passaggio per Sanchez che ha provato ad andare avanti, ma Otamendi, penso, si legge così, non ho letto, è riuscito a fermarlo. Il Bruno, Haka, no, Haka, boh, Shaka, proviamo Shaka, suona meglio. Per Sanchez, Bellerin, vediamo, giocano sempre con Sanchez, Bellerin, Walcott, Sanchez, Bellerin, Sanchez, Bellerin, porca troia, decidete di passarla a qualcun altro. Come sempre loro due, hanno deciso alla fine di passare al Walcott di nuovo, no? Sanchez e Bellerin sono un po' indecisi, fanno un 1-2 che c'è, dominio palla, tanto parte subito con Fernandinho, che parte lateralmente Aguero. Aguero per Gundogan, viene fermato, si riparte, Ozil, Sanchez, Ozil di nuovo. Passaggio filtrante nei confronti di Sterling, ma Monreal legge e prende palla, Koscielny. Possiamo vedere questo Arsenal che sta semplicemente difendendo, ha fatto poche occasioni d'attacco, ma perché là il Manchester City è molto compatto, devo dire, con il gioco 4-5, con il 4-5-1 che gioca di solito con Aguero punta. Intanto qua possiamo vedere passaggio per Ozil che prova ad avanzare con Otamendi, ma non funziona. Con il 4-5 non so se sta giocando, sì, molto probabilmente. Comunque con il 4-5-1 del Manchester City è molto molto più difficile penetrare, in quanto 5 centrocampisti aiutano molto la difesa, non si fa valere. Intanto qua possiamo vedere l'azione, Sanchez è uno che gioca molto ma molto di passaggio, come possiamo visto, filtrante per Iobi, cross in mezzo, c'è Sanchez, però viene bloccato ovviamente, non essendo molto alto non riesce a sfruttare bene questo cross. Possiamo vedere passaggio per Monreal, il terzino sinistro che ha avanzato decisamente fino in aria, che prova a fare il cross in mezzo. Difeso benissimo del Manchester City, poteva spazzarla via, detto. Sempre loro. Comunque l'Arsenal ha un gioco di passaggi fantastico, veramente. Sempre gioco di passaggi, specialmente quando c'è Sanchez che cerca sempre il compagno per una buona giocata. Sanchez ha visto il movimento, l'ha letto bene, come l'ha letto. Allora si stava un po' vendicando l'Arsenal per aver subito un attimo, prova il tiro, troppo veloce, non ha aspettato nessuno. Passaggio brutto, quindi parte il calcio d'angolo. Check, sembrava un rinoceronte, intanto mostra Shaka. Di nuovo il tiro di Shaka, che ha preso anche un bel giro, ha preso, a dire la verità. Fernandinho, Silva, passaggio contro Check. Check ha parato in maniera... Non mi sono neanche emozionato perché sapevo che c'è, l'avrebbe parato. Quindi, il fine del primo tempo, dominio di attacchi da parte del Manchester, due azioni molto più pericolose da parte del Manchester, ovviamente, l'Arsenal ha avuto la mano, Sanchez se la prende, ovviamente.
Allora, come possiamo vedere qua, vediamo i tiri del Manchester City ovviamente sono superiori, i tiri in porta sono superiori perché è arrivato veramente in porta con quel pericoloso tiro, non semplicemente al 45esimo, ma ha fatto anche un altro tiro a mio avviso molto pericoloso, quello iniziale. Qua il Larsen dominio su palla ovvio con Sanchez che praticamente passava a destra e manca. Per il resto la precisione dei tiri è 50% perché ha avuto un tiro mentre l'Arsenal non ha avuto nessun tiro, cioè ha avuto un tiro ma non è andato in porta. Ci sono i passaggi molto più precisi dell'Arsenal, quindi partiamo subito col secondo tempo. Mi sono rotto ragazzi le palle di vedere pareggi, ma volete segnare così festeggiamo un attimo e cioè abbiamo visto il Real Madrid Borussia Dortmund, almeno abbiamo visto dei gol. Però smarca Clichy, passaggio in mezzo, Sanchez. Purtroppo è basso Sanchez, cioè se fosse più alto avrebbe già segnato due volte. Zabaleta gioca con Gundogan. Ottima ripresa. Monreal si tuffa e prende palla con un grande problema. Mustafi. Aguero gioca per Sterling. Sterling per Clichy da solo. Avanza in maniera. Ed è Brui fermato subito. Poteva tirare, invece si è fermato e ha tirato. Non riescono a ripartire, questo Arsenal non riesce a ripartire, fa veramente fatica contro il Manchester City. Comunque noi non vediamo dei gol ragazzi, cioè è impressionante, non riesco a vedere un gol. Passo in mezzo, qua abbiamo visto Bellerin. Brutta la palla qua. Bellerin prova sulla fascia, ben fermato. Non da calcio d'angolo, invece sempre di Bellerin, che prova a difendere palla. Palla per un tiro, Wolfo, potrebbe vedere Sanchez, Sanchez androla. Wolfo, sempre difende palla, Wolfo si gioca passaggio per Sanchez, prova il tiro in rete, rete! Sanchez continua a segnare, continua, non smette mai più. Che azione che ha fatto. Guarda Shaka, vede il movimento di Sanchez che poi lo piazza un po' spinto da Company, però è riuscito lo stesso a piazzarla in alto. Bravo, non ha potuto fare niente ragazzi. Intanto l'Arsenal quasi ha portato in vantaggio. Complimenti a Alexis Sanchez, sempre lui segna. Fenomenale. Vediamo se il Manchester City riesce a reagire a questo gol. Ah, brutto qua, Clichy non riesce a fermarsi. Sanchez, passaggio per Walcott. Walcott deve vedere il movimento. Cerca un po' di finte, passaggio per Ozil, tunnel. Bellissimo Ozil. Ozil dovrebbe passare prima. E Bruno per Silva. Aguero, passaggio per Sterling. Sterling deve vedere qualcuno, non riesce a smaccarsi. Passaggio fantastico qua alla rete di Silva. Non perdona ragazzi, qua non perdona Silva. Va a festeggiare con l'allenatore. Guardate qua ormai va di moda perché gli allenatori della Premier League sono fatti bene. L'allenatore che lo mostra, mentre le altre squadre non è che li fanno proprio vedere. Qua guardate, Silva solamente appoggia e la rete c'è, cioè non si può fare niente, passaggio di Sterling e qua possiamo vedere come esulta con Guardiola. Quindi un altro pareggio ci aspettiamo? Non ci fare niente, Monreal comunque molto ma molto preciso questo Arsenal. Passaggio per Clichy, passaggio per il Bruno, Fernandinho, vediamo se riesce a creare qualcosa. Manchester City che attacca in massa, cioè tutto il centrocampo è concentrato lì. Fernandinho, passaggio per Gundogan per Aguero. Aguero di nuovo per Zabaleta. Appunto Aguero non serve molto centralmente. Cross in mezzo. Nessuno dei due dei giocatori dell'Arsenal riesce a toccarla. Quindi palla dell'Arsenal. Spasso dell'Arsenal un po' diminuito. Primo tempo 55%. Secondo tempo 52%. Ozil. Sono molto difensivi comunque. Non ho visto nessuno partire. Deve vedersene Monreal. Forse hanno cambiato modulo, no? Fernandinho attaccato da due. Ma riescono a gestire ottimamente la palla. Qua invece perso. Gufata in due secondi, l'ho gufata praticamente. Walcott vede San Casorla che prova il movimento per Bellerin, ma è fuori gioco. Cross in mezzo, niente. Di quanto? No, invece era fuori gioco abbastanza. Esce Xhaka, vediamo chi entra. Ramsey! Prova veramente a cambiare lui le sorti della partita. È molto ma molto buono come giocatore. Ramsey, subito lui la palla. Passaggio per Casorla. Dobbiamo chiamarlo. Aguero intanto riparte. Passaggio filtrante per Silva che l'ha visto. Non perdono tempo il Manchester City. I giocatori del Manchester City non perdono tempo. Qua Silva protegge palla. Non ha funzionato molto. Bellerin, quindi brutto questo passaggio da parte. Troppo affrettato, quindi mi sa che vedremo un altro pareggi. Solo cazzo di pareggi, non vedremo mai vincere una squadra praticamente. Qua Aguero subito prende palla, sempre lui la palla. Passaggio per il Bruno, passaggio per Gundogan. Gundogan si sposta in aria.
viene preso palla, perché in area cominciano a difendere palla, non attaccano, mi fa incazzare sta cosa. Dobbiamo vedere l'ennesimo pareggio, ragazzi, no, che cazzo. Non riescono ad avanzare, 3 minuti di recupero. Cozil prova il gioco per Monreal. Ah, niente, sempre ritorno indietro per Ozil, passaggio per Bellerin, sempre ritorno indietro, Monreal, Ozil, prova il tiro, parata, mamma mia, sempre al 90esimo qualcuno rischia di segnare, qua Ozil ha tirato, bravissimo, calcio d'angolo, batte Ozil, cross in mezzo, qua sbaglio, Sané spazza via e finisce la partita, pareggio. E niente ragazzi, anche questa ennesima partita è finita 1-1, vedremo se finirà realmente così. Il Milan l'abbiamo sbagliato, finita in realtà 1-0, anche se il Milan meritava il gol e quindi sarebbe finita 1-1, quindi FIFA c'era quasi azzeccato. Dai, proviamo, dammi un po' di speranza, vediamo come andrà a finire Juventus-Roma di sabato. Dice un altro pareggio e qua Manchester City Arsenal finirà sempre con un pareggio, perché se non bastassi pareggi siamo pieni di pareggi. Quindi niente ragazzi, qua i gol sono stati fatti, i tiri sono stati fatti, Silva ha segnato, dall'altro lato ha segnato Sanchez. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, commentate le prossime partite, ditemi voi. E niente, io vi saluto. Dai.